Porti. Per difendere i miei sogni a tutti i costi. Per cacciare via tutte le avversità. Per cercare la vera e propria gloria. Perché un giorno quel sogno potrebbe diventare realtà. La strada non è sempre facile. Ma se risali sulla scopa quando cadi e hai fiducia nei tuoi compagni, il Quidditch è magico. Quindi chiediti ancora: hai la stoffa per farcela? Hai lo spirito giusto per primeggiare nel Quidditch? Ogni leggenda del Quidditch nasce da qualche parte, e molte nel nostro giardino. Il giardino per noi è un grande campo da Quidditch e il vento tra i rami una folla esultante. Immagina di giocare al fianco dei tuoi eroi. Questo è il nostro campo da Quidditch in giardino. Prima di spiccare il volo, proviamo la scopa. Trova una posizione comoda sulla sella e controlla la presa.
Se pensi su, la scopa dovrebbe riconoscere le tue intenzioni. Se non ti viene naturale, prova a cambiare qualcosa. Il campo da Quidditch è disseminato di minacce. Perfeziona le manovre elusive per non correre rischi. Puoi spingere la scopa alla massima velocità, ma l'accelerazione è solo momentanea. Prima o poi dovrai rallentare e recuperare. Passare a qualcosa di più avanzato. La derapata permette di volare in una direzione guardando in un'altra. Io la uso sempre quando mi preparo a tirare in porta. Complimenti, vedo che te la cavi bene. Sicuramente meglio di Neville la prima volta che è salito su una scopa. Proviamo a vedere cosa sai fare con una rapida sfida. Non c'è fretta di... Eccellente! Ogni squadra schiera 3 cacciatori. Sono il cuore pulsante del Quidditch, a parer mio. Quella palla si chiama pluffa e lo scopo dei cacciatori è, beh, darle la caccia. Se l'altra squadra ha la pluffa, i nostri cacciatori devono recuperarla a ogni costo e spingerla verso le porte avversarie. Giocando di squadra, lanciare la pluffa attraverso una delle porte avversarie ci fa ottenere punti, avvicinandoci alla vittoria. Quidditch è uno sport veloce che obbliga a cambi di approccio repentini. A volte una nuova prospettiva è tutto ciò che serve. Quidditch è innanzitutto un gioco di squadra. Quando ti trovi in una posizione favorevole, chiama il passaggio ai tuoi compagni. Ora che hai preso la pluffa, non dimenticare i tuoi compagni di squadra. Il talento individuale può fare la differenza, ma i grandi cacciatori sanno sempre quando è il momento di passare. Il compito principale dei cacciatori è segnare punti per la squadra e guidarla alla vittoria. Come? Lanciando la pluffa tra i pali rossi. Non smettere mai di inseguire la pluffa. Se finisce in mano a un cacciatore avversario, risolvi il problema con un contrasto.
Sei una meraviglia. Hai dimostrato di saper segnare a porta vuota, ma non sarà sempre così. Vediamo come te la cavi contro un portiere. Cacciatori ci siamo. Te la senti di giocare una partita di riscaldamento? Speravo proprio. Siamo i gemelli Weasley e vi mostreremo i nostri trucchetti. Bentornati in campo. Mettetevi comodi, ma non abbassate la guardia. Via alle danze! Arriva il tiro! Un tiro incredibile! Ed è gol! Gli ospiti rubano il possesso! Grande passaggio! Adoro le squadre che fanno girare la pluffa! Prova il tiro! Che tiro! La partita si chiude qui, giusto in tempo. Gli gnomi sono tornati alla carica. Un saluto da Fred e da George. Non dovete per forza tornare a casa, basta che vi leviate dai piedi. Sei un talento naturale. Non credi che vuoi giocare la rivincita? O preferisci imparare qualcosa? Bene, la lezione continua. Oh, mio fratello Ron è la persona... Il Quidditch sarebbe uno schifo senza portieri davanti agli anelli.
Una buona difesa può fare tutta la differenza del mondo. Il portiere ha un compito cruciale: impedire alla bluffa di attraversare le porte della propria squadra. Per essere bravi portieri serve una mente strategica per prevedere la traiettoria della bluffa e destrezza per fermarla. I migliori portieri sfruttano la loro posizione per guidare e ispirare i cacciatori. Può sembrare una responsabilità schiacciante, ma l'emozione di sventare un gol non ha paragoni. I cacciatori possono dare un contributo in difesa, ma i veri baluardi sono i portieri. I portieri devono muoversi in volo come colibrì, più che come ippogrifi. Prova! La picchiata è un'abilità fondamentale per i portieri, permette di muoversi rapidamente tra gli anelli della porta. È essenziale seguire la pluffa in ogni momento. Quando serve, concentrati per non perderla mai di vista. In teoria, il compito dei portieri è semplice: evitare di subire gol. Ma è più facile a dirsi che a farsi. I cacciatori proveranno sempre a ingannarti, quindi tienili d'occhio e affina i riflessi. La squadra dipende dalla tua rapidità di pensiero e di volo. Sveglia, devi ancora aiutare la tua squadra. Da qui puoi vedere tutto quello che succede in campo. Sfodera le tue doti di comando e prova a guidare i compagni. Ora diamo uno sguardo agli schemi dal punto di vista dei cacciatori. Volare attraverso le aure incrementa la tua velocità e la tua energia. Il calcio è una tecnica fondamentale per i portieri. Usalo per deviare bolidi e pluffe o per dare una lezione agli altri giocatori e allontanarli. Che ne dici di provare? Para il prossimo tiro in porta respingendolo con un calcio. Questo è tutto riguardo al portiere. Ti va di giocare una partita con una... Splendido! Siamo i gemelli Weasley! I vostri... Sono Ginny Weasley, commentatrice di questa partita. Arrivano i bolidi! La pluffa vola verso la porta. Che passaggio strepitoso. Un'occasione per gol! Sì! Continuate a passare! E ti
tira! Da lì non può passare niente. Sì, continuate a passare. Arriva il tiro, lo fa in porta! Prova il tiro! La squadra di casa ruba il possesso! Chi sarà il primo a trovare il bocci? Ecco il tiro! Tira e segna! Grande passaggio! Arriva il tiro! Bella parata! Coglie l'occasione! Goal! E vola dritta in gol! La partita, come la pazienza di nostra madre, è finita! Un saluto da Fred e da George. Non dovete per forza tornare a casa, basta che vi leviate dai piedi. Hai volato alla grande! Segnare è più difficile con i portieri. Allora, passiamo alla prossima. Splendido! Fred non vedeva l'ora di spiegare. Ah, i battitori. O li odi o li ami. La discriminante è trovarsi dal lato sbagliato del bolide. Cosa sono i bolidi? Sono sfere di metallo veloci e aggressive, incantate per disarcionare i giocatori dalle scope. Lo scopo del battitore è respingere quelle minacce saettanti con una mazza verso gli avversari. Cosa c'è di meglio che vedere gli avversari coordinarsi per una giocata perfetta e rompergli le uova nel paniere? I cacciatori non hanno difese contro i bolidi. Per questo serve la migliore amica. I bolidi sono una grossa scocciatura e possono renderti la vita impossibile se non tieni gli occhi aperti. Molti battitori iniziano la carriera con un infortunio, quindi fai... Le derapate non sono esclusiva dei cacciatori. Anche i battitori le usano, con effetti devastanti. Il Quidditch è un gioco fisico e ogni colpo può farti perdere l'equilibrio. Se ne subisci troppi... finirai per cadere dalla scopa. Quando non hai più assi nella manica, diventa tu il bolide e contrasta gli avversari. Di solito funziona. Ok,
mettiamo in pratica quello che hai imparato. Colpisci la vittima designata con un bolide. Potrebbe avvertire un lieve dolore, ma non preoccuparti. Ha accettato volontariamente di obbedire all'ordine di stare lì. Ok, sbalziamo il bersaglio giù dalla scopa. Come l'ultima volta, lancia un bolide mentre è fuori equilibrio. Cerca solo di non fare male a nessuno. Non troppo, almeno. Spettacolare! Fred e George sarebbero fieri di te. Ora metti in pratica quello che hai imparato e sbalza gli avversari giù dalla scopa. Ora che sai in cosa consiste il ruolo del battitore, che ne dici? Allora giochiamo un altro. I giocatori prendono posizione in campo. Arrivano i bolidi! Il tiro e il tiro finisce fuori. Che passaggio strepitoso. Fissa gli occhi sul compagno e passa. Arriva il bella parata. Continuate a passare. Arriva il tiro ed è gol! La bluffa è libera in campo! Da lì non può passare niente. Il boccino è libero. Toglie l'occasione e va in gol.
e passa. Gli ospiti rubano il possesso. Ha lasciato cadere la pluffa. Adoro le squadre che fanno girare la pluffa. Ron è caduto. Forse sarebbe stato meglio regalargli 12 infallibili modi per rimanere sulla scopa. Fa girare la pluffa. Vede un'occasione per segnare. Bella parata. Passaggio strepitoso. Siamo esattamente a metà partita. Cerca il passaggio. L'impatto con il bolide ha fatto cadere la pluffa. Il Quidditch è gioia e dolori. Fa girare la pluffa. Non mollare, puoi ancora rompere l'equilibrio. È fumble. Gente, lo spettacolo è finito. È stato spassoso. Ma dobbiamo andare. Sapete, il tempo è galeoni. Evitare bolidi in campo scatena fiumi di... Giochiamo un'altra partita prima di introdurre il boccino? Quindi siamo pronti a scoprire l'ultimo tassello nel mosaico del Quid. Me la cavo nel ruolo, ma non sono stata io la più giovane cercatrice del... Il cercatore è il ruolo più famoso. Deve trovare e acciuffare lo sfuggente boccino d'oro per ottenere molti punti. Non è facile, considerando che è grande quanto una noce. C'è un motivo se li chiamano cercatori. Ma oltre a una vista acuta, servono anche riflessi fulminei. Perché una volta trovato il boccino, bisogna anche inseguirlo e acciuffarlo prima di avversarlo. Se riesci a tenerti accanto al boccino, ad anticiparmi i movimenti e a schivare uno o due bolidi, puoi afferrare la vittoria con le mani. L'obiettivo dei cercatori è il boccino d'oro. Una sfuggente palla dorata. È difficile da trovare e ancora più difficile da acciuffare. Di solito il primo passo è trovare il boccino. Ma per ora concentriamoci sui fondamentali. Le sfide a nascondino possono aspettare. Il boccino è notoriamente difficile da scovare. Concentrati e non perderlo di vista. Non è facile inseguire il boccino, ma quegli anelli dorati aiutano a volare più veloce e più a lungo. I cercatori devono essere svelti e agili, pronti a cambiare direzioni all'istante. Questa volta starà a te trovare il boccino e in fretta. Ogni partita è una gara di velocità con i rivali. Cerca un bagliore dorato in campo e lasciati guidare dal suono del battito d'ali.
Sì, quasi. Resta in scia al boccino e non perderlo di vista. Quando sei pronto, prendilo. E questo è tutto. Ora conosci ogni regola fondamentale del Quidditch. Ti va di affrontare? Ok. Siamo i gemelli Weasley e vi mostreremo i nostri trucchetti. Benvenuti alla tana! Mamma dice che casa nostra è caotica come un campo di Quidditch, quindi l'abbiamo reso ufficiale. Lupo in campo! Passa al suo compagno. La pluffa è libera! A girare la pluffa! Ed è gol! Squadra di casa ruba il possesso. Aia, che male! Prova il dino. La pluffa vola in porta. Un giocatore a terra. Verso la porta. Bella parata. Il boccino è libero. Boccino localizzato. Arriva il tiro. Bella parata. Gli ospiti rubano il possesso. E vola dritta in gol! Riduce la distanza dal boccino. È fumble! Quel boccino sta per essere catturato! La pluffa! Coglie l'occasione! E la pluffa va in gol! Siamo a metà di questa entusiasmante partita! E il boccino! Cattura riuscita! Grande passaggio. È stata una caduta. Grande squadra di casa.
La pluffa è libera in campo! Ha lasciato cadere la pluffa! Oggi è un bagno di sangue! Pluffa in porta! In questa squadra. Grande passaggio. E tira. Ecco il boccino. Ecco il boccino. E tiro. Strepitoso. Ha perso la pluffa. Sì, continuate a passare. Passaggio della pluffa. Siamo quasi alla fine, manca solo un minuto. Ha rubato la pluffa. Il fa girare la pluffa. Che passaggio strepitoso. Fissa gli occhi sul compagno e passa. Mancano solo 30 secondi! Ha catturato il boccino e la nostra attenzione! Andiamo! È ora di rompere l'equilibrio! Sfreccia verso le porte e... Miracolo degli ospiti! O questo è il fischio finale, o mamma ha trovato il vermicolo in bagno. Che partita! Questo è vero Quidditch. Velocità, collaborazione, pericolo. È un concentrato di emozioni. Una vittoria. Abbiamo trovato alcune scope in giro. Ti interessano?